Fa freddo, un bel po' freddo. È incredibile, è incredibile. Scappa Giovanni da questo tal freddo mare. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, Lorenzo qua per voi, finalmente benvenuti in questo nuovo video molto molto speciale. Vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, trovate qua sotto il tasto rosso, e attivare la campanella delle notifiche, così ne riceverete sempre una ad ogni mia nuova pubblicazione. Il video di oggi, come vi sarete spoilerati tutti da titolo e da copertina, è un video veramente molto particolare, un'esperienza che in vita mia ho sempre voluto provare. Avevo già cercato in passato su internet questi tipi di hotel, ma ovviamente non ho mai avuto l'occasione per andarci. Quindi in questo momento che stiamo affrontando un viaggio esagerato, mi sembra dai, lo sapevo io che eri là dietro. Stiamo affrontando un viaggio veramente ai confini del mondo. Siamo là perfetti per provare questa esperienza in un hotel totalmente ghiacciato. Godetevi il video perché questa sarà una delle esperienze, penso, più strane di tutto questo viaggio. Apriti, apriti sesamo. Piccolina, dai, forza. Su, non si apre, zio. Sta aiutando un signore. Il barbatrucco, bisognava pigiare il bottone. Thank you so much. Come al solito, ogni momento è buono. Quindi, mentre carichiamo la Tesla, mangiamo un brownie. Da adesso raggiungeremo la parte più a nord della Svezia, quindi verso in su. Abbiamo trovato uno spot molto carino dove fare un paio di foto. Là, in mezzo alla tundra, abbiamo beccato una pista da rally. Cioè, assurda. Cavolo ragazzi, siamo arrivati proprio al limite, è finita la gara. E ancora una volta siamo nel bel mezzo del nulla a ricaricare la macchina. Questa volta più di ogni altra. due ce ne sono. E tra l'altro le temperature si stanno notevolmente abbassando. Che al sole, alle 2, col sole puntato in faccia, 10 gradi. Non lo so ragazzi, panorami indescrivibili. L'idea sarebbe prendere una di queste barche, non nostre ovviamente, e buttarci in mezzo a questo splendido lago. Ovviamente non si può fare, perché secondo me ci cecchinano dai boschi. Sarà per la prossima. Abbiamo fatto proprio due passi e, come potete vedere, in questa spiaggettina di questo lago mettono a posto tutte le barchette. Secondo me tutte le persone che vivono in questi posti hanno un forte spirito di solidarietà. Secondo me si aiutano proprio a fare tutto. Spero veramente di riuscire a condividervi quello che stiamo vivendo in questo viaggio. Ma soprattutto spero, nonostante tutti i miei errori nel registrare video, di farvi provare un minimo quello che stiamo provando noi in questo super viaggio, viaggio infinito insomma. Mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, sarà un'esperienza indimenticabile. Spero di portarvene tante altre sul canale. Sotto nei commenti magari fatemi sapere cosa potrei fare in giro per il mondo. Gli impegni nella mia vita, tornato a Milano, saranno tanti, ma sicuramente riuscirò a ritagliarmi del tempo per portarvi altre esperienze del genere. Siamo arrivati finalmente all'Ice Hotel. Sono troppo curioso di vedere di che cosa si tratta. La temperatura non è freddissima come mi aspettavo, però vediamo un po'. Non so perché, ma con questa temperatura l'Ice Hotel si è sciolto. Io non vedo nessun ice, vedo solo hotel. Reception check. Appena detto che non abbiamo assolutamente idea di cosa stiamo per andare a fare. Which is warm, where you can drop off your stuff. And okay, if something happens during the night, you can go to this room. So okay. Stiamo per morire, insomma, abbiamo un'altra, una stanza calda dove andare a rifugiarci. Allora, ci stiamo avviando la prima capannina, dove ci consegneranno dell'attrezzatura, dell'abbigliamento pesante, perché a detta sua farà molto molto freddo. Sai perché? Meno che addosso roba pesante. Meno 5 gradi, dai meno 5 meno 10. Poi in questo momento possiamo visitarlo tutto perché è aperto. Noi avremo una stanza personale nostra dentro l'Ice Hotel e una di sicurezza calda, nel caso dovessimo morire di freddo possiamo spostarci nell'altra. Oh, bro, sono botti tipo antiradiazioni. Okay. Ecco, questo roba pesante. Al polo nord con questo si può sopravvivere probabilmente. No, secondo me no, perché i piedi li perdi. Quanto fanno ridere sti cosi.
e quello dovrebbe essere l'ingresso dell'hotel. Chris, you living here tonight? Yes. It's a problem. Then I will give you an overnight tour later. In front of you is the ice bar. The bar is open. To the left, we have 15 rooms. In these two rooms, we are now renovated. Otherwise, here is the warm part of the toilet. L'entrata è qua. Qua c'è l'ice bar con l'ice gallery. Due stanze dove si può vedere un documentario riguardo dell'hotel e altre due rinnovate da un artista con delle sculture. Poi abbiamo tutte queste stanze che possiamo visitare. Io entro. Ah, ok. Ma va. No, raga, che figata. Io stavo per cadere. Faccio vedere in primo piano. È tutto ghiaccio. Poi io sempre con le Air Force. Fa freddo. Fa un bel po' freddo. È incredibile. È incredibile. Ok, qua siamo all'ice bar. E la roba figa è che te li servono con dei bicchieri ghiacciati. Oh, si riposa un po' all'ice hotel. Però le mani come stanno? Inizio a perderle. Lampadario di ghiaccio. E questa praticamente dovrebbe essere la zona dove si potevano scolpire a sculture in ghiaccio. Te lo facevano fare. Il problema è che abbiamo provato a prenotare, solo che era tutto occupato e davano disponibilità a dicembre. Inizia a fare abbastanza freddo. Oh, ok. Qua siamo nelle due stanze che vi ho detto prima, il documentario su tutto quello che è l'ice hotel, la storia del posto, un sacco di immagini, molto figo. C'è un leone gigantesco di ghiaccio, tutto ghiaccio, parete di ghiaccio, muro di ghiaccio, pavimento di ghiaccio, insomma tutto un ghiaccio. Ah, e abbiamo pure un cinema, che figata. Questa volta le poltrone non sono di ghiaccio. Ah no, perché le poltrone di ghiaccio. VC ghiacciato, check. Anche la lampada è di ghiaccio, assurdo. Sto perdendo la sensibilità alle mani. Non so per quanto potrò andare avanti a registrare il video. Suite 308. Vediamo un po'. No, raga, assurdo. Capriolo, non so cosa sia. Noi tipo dormiremo in una stanza del genere. 310. C'è una presa elettrica. Non è di ghiaccio. Oddio. Qua un letto. 305. Wow. Muro ghiacciato. Abbiamo due sedie. Qua è dove potrò lavorare al computer. Sono sicuro che il computer non si surriscaldi. Letto matrimoniale per due. Non so se magari c'è una bella ragazza. C'è scritta una melodia. Ci sono tutte le note musicali. 307. Wow. Assurdo, raga. Non ho idea se riusciremo a dormire dentro una stanza del genere. 312. Fitness room. Infatti abbiamo la rappresentazione di uomini di ghiaccio palestrati. 309. Guardate il labirinto, raga. Quasi impressione. Oddio, è un labirinto. Lettino, anche qua. Il mio artista ha espresso la sua arte con delle sculture assurde. La nostra stanza è la 314. Qua è dove passeremo la notte. Abbiamo il lettino, abbiamo i lampadari, la scrivania dove lavorare. Cioè tutto è tutto ghiaccio. At the 320, donna nuda e di ghiaccio. E oddio, paura, è un clown. Molto bella anche questa stanza. E infine la 322. Qua abbiamo un arco di ghiaccio. Qua c'è il letto. Carina, molto carina anche questa. Piccola pausa sulla punta del molo. Non vedo l'ora veramente di andare a dormire in una di quelle camere. È proprio bello girare il mondo, comunque assurdo. Proprio una roba pazzesca. Che bello. Questo praticamente è il sacco a pelo in cui dormiremo, raga, che penso sia un po' più caldo di quello che abbiamo comprato noi da Decathlon. Ma avete idea di cosa ci ha spiegato, di come vestirci, di cosa fare, tutta quella che è la preparazione prima di affrontare la notte in stanza? Dopo vi faccio un piccolo recap. In questo preciso momento ci stiamo rilassando nella stanza di salvataggio, che è un'altra camera che ci hanno dato, ovviamente. Sono molto curioso di vedere effettivamente i loro sacchi a pelo, quanto sono performanti a quelle temperature. Molta gente ci ha già dormito un'intera notte dentro, quindi dovremmo sopravvivere. Il prezzo per questa esperienza è stato di 280 euro per una notte per due persone, che non mi sembra un prezzo così malvagio. Ci stiamo preparando. Ho consigliato di vestirci con attrezzatura
termica. Per sicurezza mi metto un paio di leggings, la maglietta di Bull Powders. Trovate il link sotto in descrizione, ragazzi, se volete supportare il mio lavoro. Sapete come farlo. Questi sono gli scarponi. Mi metterò anche questo. Adesso sembro veramente Goku. Ci hanno consegnato questa mega bags con all'interno cappellino, tanto dove riporre dentro il telefono per non farlo congelare, e ovviamente il sacco a pelo termico. Avremo l'onore di dormire nella stanza chiamata Tecara, realizzata, come potete leggere dal seguente book, da Javier Opasso, è uno scultore della Gran Bretagna. Stiamo andando in missione, ragazzi, ci vediamo dentro. Vediamo un attimino come sistemare questi sacchi a pelo. Dunque, i sacco a peli sembrano veramente molto pesanti, il cuscino ci ha consigliato di tenerlo esterno al sacco a pelo, chiaramente la vestaglia ce la dovremmo togliere. Non ho idea come potrà finire questa esperienza. Quanti gradi ci saranno, zio? Meno 10 gradi. Mi sono portato il necessario per la sopravvivenza. Larry Grills qua per voi, presto sui migliori programmi televisivi e anche su Netflix, non perdetevi le puntate. Mi sono portato una bevanda rinfrescante. Bevendo questa bevanda praticamente il tuo corpo si riscalderà tutto quanto. Non potevo dimenticarmi un biscotto di bulk powder. Lascerò congelare al fresco e ci farò colazione domani. Un power bank per ricaricare il telefono. Resisti Lorenzo, resisti! Meno 10 gradi circa. Oddio, non si chiude, raga, aiuto! Non ci crederete mai, ma si sta benissimo in questo sacco a pelo. Dobbiamo cercare di evitare di sudare. Mi raccomando, per questa esperienza arriviamo a 5.000 like e ve ne porterò sicuramente un'altra. Viva la vita! Buonanotte. Buongiorno, ci siamo appena svegliati. In camera sono arrivati a darci alle 8 in punto un tè molto delizioso, devo dire. Tipico di qua. Personalmente dormivo, poi mi svegliavo, poi dormivo, poi mi svegliavo. Guarda, andiamo nella camera di backup a riposarci un attimo. L'una e mezza questo qua pazzisce, mi urla. Usciamo, non c'è niente. La cosa che mi ricorderò di più di questa esperienza è come ci siamo vestiti. Questa è la vera colazione. Un po' di uova, del bacon, una croissant, del pane. Sono fatto uno yogurt molto interessante, con un po' di Nutella, del cocco, delle mandorle. Più ne ha, più ne metta. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo sopravvissuti alla notte. Dirvi la verità, ci siamo svegliati per andare in bagno e abbiamo avuto delle difficoltà. Volevamo assolutamente uscire dal nostro sacco a pelo. Ho provato proprio un'esperienza fantastica. Spero che il video vi sia piaciuto. Sotto nei commenti, vi ripeto, fatemi sapere qualche altra esperienza magari che avete in mente di farmi fare o di farci fare. La andremo a provare. Io vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale, sempre a farmi le cose da dietro. Noi come al solito ci vediamo al prossimo. Sappi che il prossimo video sarà l'aurora boreale e il provare a entrare in Norvegia. Tutti i dettagli nel prossimo video. Scappa Giovanni da questo dal freddo mare.